relazione di Piccinini è stata molto ampia e articolata. Riuscire a dare in pochi minuti una risposta a tutte le sollecitazioni che ha presentato è un'impresa impossibile. Mi limito pochi minuti a fare qualche riflessione su alcuni spunti particolarmente legati al sistema delle imprese, legati alle tematiche del mercato del lavoro, che penso siano anche quelle di maggiore interesse di tutti voi che partecipate a questo congresso. È sicuramente vero che ci troviamo di fronte a una situazione, come si diceva in premessa della relazione, di polarizzazione del nostro sistema sociale, perché la crisi impatta da anni oramai fortemente sul ceto medio, si creano quindi delle situazioni di estremismo sul territorio, una situazione di disagio che necessariamente ha delle implicazioni negli ambienti di lavoro. Le tensioni sociali che questa polarizzazione crea in genere nel territorio si ripercuotono anche sulle relazioni sindacali, sulla difficoltà di fare negoziazioni, fare contrattazione all'interno delle nostre imprese. Ci vuole più attenzione alla coesione sociale, quindi bisogna orientare probabilmente gli sforzi concertativi che poniamo in essere con CISL, come con UIL, come con CGL, anche al mantenimento di un livello di conflittualità più possibile contenuto, perché è un fattore penalizzante per le timide prospettive di ripresa che si affacceranno nei prossimi mesi presso il nostro sistema economico locale, nell'industria come negli altri settori. Questa prospettiva purtroppo è ancora piuttosto lontana, come diceva il Presidente Malvestiti prima. In effetti siamo ancora in un anno di forte crisi, un anno di crisi rispetto al quale noi a volte cerchiamo di far rilevare anche i pochi timidi segnali di ripresa che in alcuni comparti o in alcune situazioni specifiche aziendali a volte emergono, ma sono eccezioni. In effetti il 2013 è ancora un anno complicato. Una ripresa generalizzata si auspica possa intervenire alla fine dell'anno o nel 2014, come è scritto nella relazione. A breve siamo ancora in una situazione emergenziale che condizionerà quindi anche le nostre negoziazioni, la nostra contrattazione. Condivisibile quello che diceva prima anche Cicerone, ma in linea con quanto asseriva Piccinini nella sua relazione, il fatto che in una situazione così delicata l'ultima cosa che serve per rendere più agevoli i nostri confronti è un intervento legislativo. Il tema della rappresentanza difficilmente può essere gestito con una decretazione, con un atto dirigistico che viene dall'alto, semplicemente perché la negoziazione è un atto, come sapete, di autonomia privata. Significa che se anche intervenisse una legge che impone gli interlocutori, li misura, li pesa, e ci troviamo di fronte quindi al tavolo negoziale di soggetti che non abbiamo scelto noi, che non sono stati riconosciuti da noi e che non ci hanno riconosciuto, ma che sono imposti da un atto legislativo, è difficile che facciamo gli accordi. In pratica il nostro sistema da sempre si regge sul riconoscimento del soggetto che abbiamo davanti. Se viene meno questo riconoscimento perché viene imposto dall'alto, e le negoziazioni sindacali rischiano di non trovare conclusione positiva. Ricordo tra l'altro che ancora nel dicembre del 2009, su un tema vicino a quello delle relazioni della rappresentatività del sindacato, cioè quello della partecipazione del sindacato all'attività d'impresa, si condividette un accordo confederale di livello nazionale che prevedeva che non ci fosse un'ingerenza legislativa su questi temi. A suo tempo il ministro Sacconi stava valutando la possibilità di intervenire con una decretazione legislativa su queste tematiche. Le parti sociali hanno condiviso che erano tematiche importanti, delicate, che bisognava gestirle in autonomia. È una linea di indirizzo che, come allora riguardava la partecipazione, adesso a nostro parere deve continuare a riguardare l'altro tema delicato, che è quello della rappresentatività, che ha un nodo critico, deve essere risolto, ma con la capacità delle parti sociali a livello nazionale come a livello locale di trovare delle soluzioni. Fatta questa premessa, qualche breve solo osservazione su alcuni punti della relazione, per non rubare troppo tempo anche a chi farà interventi dopo di me. Poi già vi vedo un po' stanchi per il carico di informazioni che avete ricevuto. Ecco, non voglio caricarvi ulteriormente, solo quattro osservazioni. La prima sul ruolo della contrattazione nel nostro territorio. Come credo sia sensibilità comune vostra, questo è un territorio in cui si fa moltissima contrattazione anche territoriale rispetto ad altri territori.
chiaramente molto meno della contrattazione aziendale, ma sulle tematiche normative la provincia di Bergamo è forse uno dei territori che a livello italiano più di tutti ha sviluppato confronti e ha trovato anche delle soluzioni. Si citava prima da parte di Piccinini l'accordo sui contratti di solidarietà, l'accordo territoriale sull'apprendistato, ma sono solo gli ultimi due intervenuti in un percorso negoziale sviluppato con le confederazioni CGIL e CISL e UIL, che tante volte è intervenuto sui temi della competitività d'impresa, come della formazione, come dell'occupazione, del mercato del lavoro. Con un taglio, tra l'altro, mi sento di dire, molto pragmatico. Non sono protocolli quelli che noi stipuliamo e applichiamo nel nostro territorio, che si limitino a definire delle linee di indirizzo, che restano poi una lettera morta, come a volte capita di vedere in altre aree territoriali. Hanno delle ricadute concrete, magari non con l'efficacia che le parti sociali auspicavano quando li hanno realizzati, ma producono dei risultati, come si accennava prima. Per citare un accordo che credo particolarmente vicino alla vostra sensibilità, noi da quest'anno ogni mese almeno 2-3 contratti di solidarietà presso aziende associate, gennaio, febbraio, marzo, li abbiamo stipulati. Più facilmente adesso rispetto a qualche anno fa, perché le condizioni di contesto favoriscono più del passato questo tipo di interlocuzione all'interno delle nostre imprese, però è un segnale evidente che non abbiamo solo definito un protocollo generico sui contratti di solidarietà, lo abbiamo applicato. Abbiamo stipulato l'anno passato un accordo territoriale sui contratti di apprendistato, che ha già prodotto circa 60 certificazioni di contratti di apprendistato, con un monitoraggio anche sindacale di quei percorsi formativi. Contiamo quest'anno di farne un centinaio, completare la sperimentazione e passare a regime, quando ci sarà la ripresa e un po' più di occupazione, all'applicazione di questo meccanismo con una certa efficacia. Quindi hanno tutti una ricaduta concreta. L'auspicio è continuare a portare avanti interlocuzioni sindacali che siano caratterizzate da questo approccio pragmatico, quindi delle intese territoriali che producano poi dei risultati, che non siano solo dei protocolli che definiscono delle linee di indirizzo. Seconda osservazione. E noi dobbiamo anche intervenire per le carenze dello Stato sociale, sempre più evidenti, che emergono anche dalle ultime evoluzioni legislative. Non crediamo che col prossimo governo, quando ci sarà, cambi questa linea di indirizzo orientata alla spending review, cioè alla riduzione di fatto delle forme di welfare gestite a livello nazionale. Bisogna intervenire in qualche modo a livello locale. Qualcosa che già è stato prodotto dalle parti sociali in passato e credo in modo virtuoso nel nostro territorio anche in questo caso, perché per fare un esempio l'utilizzo dei fondi interprofessionali non per la formazione continua ma a supporto delle politiche attive del lavoro è una caratteristica che non si riscontra in tutta Italia, è tipica di Bergamo, l'utilizzo cioè di alcuni avvisi comuni particolari per l'utilizzo dei conti di sistema a valere su fondi impresa per supportare la riqualificazione esterna, quindi la ricollocazione esterna dei lavoratori espulsi dai cicli produttivi, sono qualcosa che è inserito nel modello nostro di politiche attive del lavoro, che opera nelle principali situazioni di crisi che si riscontrano in provincia di Bergamo, che di per sé è un concorso tra risorse private e risorse pubbliche in cui si utilizza un accantonamento che aveva altre finalità per le politiche attive del lavoro, all'esito di uno sforzo concertativo importante realizzato qui in provincia di Bergamo, che è anche un segno evidente dell'elasticità con la quale si riesce a condividere a livello locale dei percorsi che non sono esattamente quelli che sono stati definiti a livello nazionale, ma che sono funzionali al raggiungimento di obiettivi che vengono condivisi a livello territoriale. Analogamente sul welfare c'è, lo possiamo anticipare anche al congresso che si sta svolgendo oggi, una consonanza di interessi che ci permette di strutturare dei confronti e speriamo di arrivare anche a delle intese territoriali su questo tema con CGIL, CISL e UIL, con lo stesso approccio di tipo pragmatico, ma lo facciamo proprio per la carenza dello Stato sociale. In passato il welfare era una forma di fidelizzazione dei lavoratori perché c'era un contesto pre-crisi diverso da quello attuale, caratterizzato anche dalla necessità di fidelizzare i lavoratori. C'era più concorrenza retributiva, più mobilità di personale da un'azienda all'altra, venivano strutturati percorsi di welfare o con approccio paternalistico in alcuni casi, per esperienze storiche che ci sono nelle imprese del nostro territorio, o con questo obiettivo pratico di fidelizzare e legare di più i lavoratori, evitare dispersione di competenze con il passaggio di un lavoratore formato in un'azienda presso un'altra azienda. Adesso non è più così, dobbiamo farlo
perché è una forma di sostegno al reddito, quindi una forma di valorizzazione delle risorse umane finalizzato a ridurre le tensioni che altrimenti si svilupperebbero sui posti di lavoro, perché c'è una situazione di crisi diffusa dello Stato alla quale suppliamo. Non lo facciamo, devo dire, quindi con particolare piacere, nel senso che anche in questo caso interveniamo su situazioni per le quali dovrebbe intervenire lo Stato, quindi noi suppliamo a delle carenze della pubblica amministrazione, questa è la realtà. Per il sistema che noi rappresentiamo, in teoria, noi dovremmo supportare le imprese su altre tematiche. L'imprenditore dovrebbe fare impresa, l'associazione degli industriali dovrebbe aiutare l'imprenditore a fare impresa, non intervenire su tematiche per le quali ci dovrebbe essere una competenza della pubblica amministrazione, la formazione, così come il welfare aziendale. Però questo è il contesto, e con senso di responsabilità cercheremo di condividere dei percorsi anche su queste tematiche. Terza osservazione, il ruolo della concertazione, che è stato citato in vari passaggi della illustrazione che ha fatto Ferdinando Piccinini all'inizio di questo, in apertura di questo congresso. Siamo in una situazione nazionale di assenza di concertazione, credo sia consapevolezza comune che nell'ultimo biennio tutta la decretazione che, e la legislazione entrambe che sono intervenute sui temi del mercato del lavoro e sui temi in generale dell'attività di impresa non sono più stati il frutto, come avveniva in passato, di confronti sviluppati tra le parti sociali che venivano poi recepiti in atti legislativi. Questa dinamica che c'è sempre stata anche nel 2000 in avanti, quando si è passata alla formula un po' più leggera del dialogo sociale, è venuta meno soltanto in quest'ultimo biennio con il governo uscente, e non sappiamo come si comporterà il nuovo governo. Quindi c'è ancora più bisogno, a nostro parere, a livello territoriale, di supplire con della vera concertazione alle carenze che si producono a livello nazionale. Un esempio fra tutti, la riforma Fornero nasce non da un'interlocuzione tra le parti sociali, ma un atto dirigista imposto dal governo, preceduto da degli incontri con le parti sociali, ma non da un confronto tra le parti sociali. Ecco, questo meccanismo che ha riguardato quell'intervento legislativo, come vari altri che si sono sviluppati in questo biennio, contrasta con le modalità con cui in realtà a livello territoriale noi affrontiamo i problemi del mercato del lavoro. Quindi lo sforzo, a nostro parere, importante che dobbiamo continuare a produrre è di concertare, che significa interloquire tra noi, ma anche con la pubblica amministrazione, con le stesse attenzioni a trovare delle soluzioni condivise che abbiamo portato avanti fino a ieri, proprio per contrastare una deriva che invece vediamo a livello nazionale di tipo diverso. La concertazione a livello locale finora, mi sento di dire, ha funzionato bene. Gli interventi, lo accennavo prima, di politiche attive del lavoro sulle principali situazioni di crisi aziendale li abbiamo realizzati in ottica concertativa con il settore istruzione, formazione e lavoro della provincia di Bergamo, che non ha messo a disposizione solo parole, ha messo a disposizione anche finanziamenti, ha messo a disposizione competenze. Tutti noi abbiamo partecipato mettendo a disposizione qualcosa e producendo dei risultati. Sul tema dell'apprendistato, tutto il catalogo provinciale dell'offerta formativa e l'utilizzo dei finanziamenti relativi sono il risultato di incontri concertativi che abbiamo sviluppato a livello locale. Quindi anche in quel caso non c'è stata una unilaterale della pubblica amministrazione sulla destinazione dei fondi, sono condivisi dei percorsi. Questo è il tipo di approccio che ci piacerebbe continuare a portare avanti con la pubblica amministrazione e ovviamente con le parti sociali attive sul territorio. Quarta e ultima osservazione sul ruolo in generale della contrattazione: bisogna, per essere appunto pragmatici, ricordarsi che per contrattare bisogna anche identificare degli ambiti, degli argomenti, dei temi sui quali c'è consonanza di interessi. Siamo tutti portatori di interessi legittimi, ma a volte contrapposti. Se facciamo bene il nostro mestiere, noi rappresentiamo le aziende, il sindacato rappresenta i lavoratori, altre associazioni datoriali rappresentano altre parti del sistema delle imprese. Non è sempre possibile, conseguentemente, trovare temi sui quali c'è consonanza di interessi. Su alcuni si riesce, su altri non si riesce. La contrattazione di tipo trasversale generale non è parte dell'esperienza che abbiamo realizzato finora, perché a nostro parere è qualcosa che in sé è irrealizzabile. Si possono però identificare temi sui quali abbiamo interessi comuni e sui quali esercitare delle mediazioni per trovare delle soluzioni pragmatiche, operative, che risolvano dei problemi riscontrati nel nostro territorio.
tenendo presente che risolvere i problemi attraverso la contrattazione significa anche fare degli scambi. Mi viene in mente, per esempio, a livello aziendale, la dinamica sempre più diffusa di riuscire a gestire incrementi di reddito in cambio di soluzioni organizzative che magari creano qualche disagio in più, purtroppo, ai lavoratori, ma che aiutano a risolvere problemi aziendali e garantire occupazione. Sono dinamiche negoziali non di tipo quindi acquisitivo, in cui si chiede 100 per avere 50 e basta, ma in cui si scambiano delle disponibilità reciproche. Questo è il modello, a nostro parere, che bisognerebbe portare avanti anche nelle interlocuzioni a livello territoriale. Si è riusciti a farlo qualche volta anche a livello nazionale, mi viene in mente l'ultimo rinnovo di contratto nazionale dei metalmeccanici, famigerato perché non condiviso da tutte le organizzazioni sindacali, ma che si basa su questa logica di scambio, quindi forme di sostegno al reddito che intervengono anche in una situazione di pesante crisi per il settore delle imprese, che però sono disposte a aggiungersi dei costi se in cambio c'è qualche, in quel caso, flessibilità organizzativa. Quindi come si è riuscito a farlo nel settore un po' più difficile delle relazioni sindacali storico del nostro paese, a livello nazionale crediamo che anche a livello territoriale, in cui c'è più prossimità ai problemi, quindi forse più capacità di discutere, di trovare delle mediazioni, si possono realizzare dei risultati. L'innovazione che a nostro parere manca ancora per un pezzetto al nostro territorio non è forse legata all'identificazione degli obiettivi strategici che dobbiamo perseguire come parti sociali insieme con la pubblica amministrazione, perché dopo 4 anni di crisi e di applicazione del modello Bergamo, devo dire, più o meno le direttive da perseguire per cercare di uscire più rapidamente dalla crisi con il minore strascico possibile di conseguenze negative sono stati identificati. Bisogna perseguire l'innovazione, sta forse anche nell'avere la capacità di affrontare questi percorsi rinunciando a logiche magari un po' ideologiche che erano più tipiche delle contrattazioni, anche da parte, intendo dire, datoriale, rigidità nella discussione, così come da parte sindacale, che erano tipiche dei confronti che abbiamo sviluppato in passato, con un approccio diverso, più negoziale, più capace di superare le ideologie per trovare delle soluzioni pragmatiche, in quanto l'emergenzialità in cui ancora ci troviamo a dover discutere, affrontare i problemi, ci induce necessariamente a seguire questi percorsi. Grazie.